Se sei reclinato, i tuoi organi soffriranno enormemente. Puoi rimanere in questa postura molto più a lungo che in qualsiasi altra. È la cosa più comoda che puoi fare. La tua capacità di usare il tuo corpo e la tua mente diventa di proporzioni fenomenali. Ora, nel tuo corpo, c'è qualcosa che si chiama comfort scheletrico, comfort muscolare, comfort degli organi e comfort energetico. Ora, se ti siedi semplicemente su una sedia reclinabile, i tuoi muscoli saranno comodi. Ma vedrai, se ti siedi su una sedia reclinabile, le tue articolazioni faranno sempre fatica. L'hai notato? Fai una cosa, viaggia in una macchina con il sedile inclinato così. Vedrai, sarai davvero esausto quando arrivi. Se ti tiri su, non ti succederà, perché solo i tuoi muscoli sono rilassati. Hai voglia di stirarti solo quando i tuoi muscoli sono stanchi, in realtà. Ma le tue ossa non lo apprezzano. Le tue ossa amano stirarsi completamente, ma non amano questo a metà, perché è troppo stress sul sistema scheletrico. Soprattutto ai tuoi organi non piace affatto. Tutti gli organi vitali in questa regione non sono fissati con morsetti, bulloni o briglie. Sono semplicemente appesi in delle reti, così. Sì? Se fai questo, il tuo fegato si scuote. Sì o no? Sì o no? Anche il tuo cuore è fissato genericamente con ogni tipo di trapezi. È fissato così. Ora, se sei reclinato, soprattutto se c'è movimento, i tuoi organi soffriranno enormemente. Capisci? Se c'è movimento, devi sempre sederti così, dritto. Allora i tuoi organi si trovano in un livello di comfort maggiore. Ti siedi nella postura che è più comoda per te. Preferibilmente a gambe incrociate, perché è il modo in cui funziona il corpo. È una postura in cui il corpo sarà in contatto massimo con il pavimento, così che, naturalmente, in termini di peso per centimetro quadrato o pollice quadrato, è minimo. Quindi la tua capacità di stare seduto è migliore, perché il peso non è solo sui tuoi glutei, è distribuito. Grazie a ciò, senti che è più facile sederti in quel modo. L'idea di sedersi a gambe incrociate è: se hai preparato bene il corpo, questa è la cosa più comoda che tu possa fare in realtà. Puoi rimanere in questa postura molto più a lungo che in qualsiasi altra postura che conosci, semplicemente perché c'è il massimo contatto, cioè il tuo peso è distribuito. Per questo puoi stare seduto bene. La scienza dello yoga non solo possiede strumenti potenti per il benessere assoluto, offre anche strumenti utili per il proprio benessere immediato, la guarigione e il sollievo. Questi strumenti possono essere chiamati Upa Yoga Sadilaja. Una parte dell'Upa Yoga si chiama Sadilaja. Sadilaja significa nato dalla scioltezza. Sciogliere non solo i muscoli e il sistema scheletrico, è anche questione di sciogliere il sistema energetico. Questo aiuta a preparare e stimolare il tuo sistema. Il movimento direzionale è un modo semplice per fare questo. Esercita anche i muscoli senza alcun rischio di lesioni. Le articolazioni hanno una concentrazione di noduli energetici, quindi attivandoli tutto nel sistema si innesca per l'azione. Questi tre ingredienti, il tuo respiro, il tuo pensiero e la tua consapevolezza, nella giusta combinazione, se li usi, vedrai che lentamente sorge un po' di distanza tra te e il tuo corpo. Se tu e la tua combinazione corpo-mente state lontani l'uno dall'altro, improvvisamente troverai che la tua capacità di usare il tuo corpo e la tua mente diventa di proporzioni fenomenali. Se in questo momento devi contare da 1 a 10, il massimo 10,
Se è così, se sei attaccato o se sei coinvolto con questo corpo, sei a meno di uno. Ecco dov'è. Se queste due cose si separano, all'improvviso lo può intensificare fino a 10. La tua capacità di usare la mente e il corpo è talmente potenziata che sembri quasi sovrumano per qualcun altro. Ma ti dico, questo è umano. Non si tratta di essere superumani. Si tratta di realizzare che essere umani è super. Sì, non è una semplice cosa essere umani.